A Natale siamo tutti più buoni? No, a Natale siamo tutti più mangioni. Perché qua al sud, anche se hanno preparato poco, aprendo la dispensa, noi abbiamo le conserve di peperoni, le conserve di melanzane, abbiamo formaggio fresco, abbiamo cacio cavallo, abbiamo primo sale. Benvenuti a Q-Disse, il piacere della scoperta. Q-Disse a Natale, spendere poco e mangiare assai. Non lo sappiamo perché l'ultimo uomo che a Natale ha speso poco è stato perché l'avevano ricoverato. Come si fa a Natale a spendere poco e mangiare assai? Pana che la mia auto. Zoccolo in pastella, caidone in pastella, tutto sapere cucinare. Non solo si può spendere poco, ma si può anche non spendere niente, perché in Sicilia noi mangiamo dai parenti. Sì. Anche a Natale esistono menù per spendere poco e mangiare assai. Uno tra i più attuali è il menù per gli intolleranti. Un po' pericoloso, ma di grande efficacia, perché se gli invitati sono intolleranti a quei piatti, li puoi lanciare dalla finestra. L'importante è che prima gli togli il piatto dalle mani. Assolutamente. Io che ho una famiglia numerosa, mia madre sono 8 fratelli, io ho qualche 30 cugini, sono coperta per Natale, per Capodanno, per la Befana e credo anche per Pasqua. Ho da qualche amico che per sbaglio ti dice: ma che fa, vieni a mangiare stasera da me? Sì. Mi viene un cuore, picchiore cotale, sparagni i picciori e farà la spesa. Altro menù è il menù detto low cost, proprio come i voli aerei. Il menù low cost è fatto di portate ridotte, quindi quando il vassoio fa il giro del tavolo, proprio come i voli, non sai se arriva. Chi c'è? E chi se da mangi? Me lo dice per Natale un piatto figo dove si può mangiare tanto e spendere poco. Sushi di frutta e verdura. Come sarebbe? Una bella insalata di finocchi e arance. Come aperitivo noi cominciamo leggero. Un bel piatto di calduma. Pasta con le sarde a mare, con essenza di caviale. Come sarebbe questo piatto? Che le sarde sono a mare ed è senza caviale. Abbiamo primo sale, abbiamo salamino, abbiamo le olive. Cioè noi, anche quando stiamo cucinando poco, abbiamo comunque delle risorse che tiriamo fuori. Dal sud, morto di fame, è sicuro che non ci resti mai. Invitatemi, io posso buttare da un mantere dolce, posso spendere 5 euro, 7 euro, perché mangiare è bello e sgobbare è meglio di mangiare. Il menù a costo zero è poi il menù vegetariano a base di insalata di invidia. In questo caso basta fare una videochiamata a un parente che banchetta e l'invidia è gratis. Essendo quasi tutti a palermitani dei pirocchi e rinisciuti, diciamo girando e girando, poi a scrocco andiamo a casa delle famiglie. Dalla mamma e dalla suocera. Esatto, dalla mamma e dalla suocera. Noi siciliani siamo generosi, quindi proviamo ugualmente piacere sia nell'invitare che nel farci invitare. Per mangiare bene e sgobbare niente, da fare tutti i cristiani e parenti, a casa non c'è a mangiare mai. La cosa più importante a Natale qual è? Non mangiare. Tenagliere sempre a casa e l'auto. Ma come si fa a farsi la parentela, scusi? Siamo tutti parenti a Palermo, siamo tutti cugini prevalentemente, quando due palermitani si incontrano che cosa si dice? A me così, come va? Noi siamo P e P. A me zio quando vai da persona un pochettino più grande. Panza e presenza. Oppure figliotto. E spendiamo meno soldi. Figlio, parli, tutto a posto. Quindi, Q-Disse a Natale spendere poco e mangiare assai. Non lo sappiamo, ma sappiamo che spendere poco è veramente difficile, per cui anche quest'anno fatevi invitare a casa da qualche parente. A casa non c'è a mangiare mai. Voglio fare un appello, però prima dell'appello una premessa. Sì. Dovete avere un carattere mediamente simpatico, cioè non dovete essere degli stronzi, no? Anche in Sicilia non vi invita nessuno. Quindi, se non siete degli stronzi e non avete un carattere di merda, cosa che poi dovrete sistemare voi per i fatti vostri, ma lo potete fare da qui al prossimo anno, quindi il prossimo Natale magari vi invitano. Ma se non avete questo problema, fatevi invitare, che è molto bello, e invitate, perché la vita è difficile, perché abbiamo passato un periodo di pandemia che ci ha veramente provati, che ci ha divisi dagli affetti, e quindi possiamo ricominciare alla grande attraverso una tavola con una bottiglia di vino, gli amici, i parenti e tanto cibo, che è uno dei piaceri della vita, insieme ad un altro che evito di dirlo. Ma che comunque abbiamo capito. Che abbiamo capito. Che si fa però in due, non sono troppe persone, né? Quello no. Invitatemi, io sono molto disponibile a queste cose. E la mia casa è Piazza Grande.